La maggioranza è sempre stata molto compatta su queste materie, lo dimostra insomma, una linea che è chiara per tutto il mondo, perché la posizione italiana è una posizione chiarissima per tutto il mondo, segue tra l'altro quello che c'è scritto nel nostro programma, perché questo abbiamo fatto dall'inizio, dicendo che noi avremmo mantenuto gli impegni dei nostri assunti, diciamo, secondo la nostra partecipazione alle organizzazioni multilaterali, che avremmo sostenuto l'Ucraina, che avremmo ovviamente sostenuto ogni iniziativa di pace. Questo c'è scritto nel programma e questo abbiamo fatto, questo la maggioranza ha fatto con una solidità che mi corre l'obbligo di ricordare, non abbiamo visto in tutte le maggioranze che ci hanno preceduto e non vediamo attualmente neanche nell'opposizione. Quindi io lo considero, diciamo, un ottimo elemento che aiuta l'Italia a essere credibile e rispettata nel mondo come oggi è. Per quello che riguarda il tema di Ursula von der Leyen, le rispondo nel mio doppio ruolo, diciamo così. Come Presidente del Consiglio italiano, il mio obiettivo, unico obiettivo, è portare a casa per l'Italia il massimo risultato possibile. Come Presidente di ECR, lei sa che Ursula von der Leyen incontrerà l'ECR, a valle di quello che lei dirà, chiaramente dialogheremo con le altre delegazioni e decideremo che cosa fare. Sono, diciamo, due posizioni che devono riuscire a stare insieme, ma sulle quali chiaramente io sono soprattutto concentrata su quello che all'Italia deve essere riconosciuto, non in ragione del suo governo, non in ragione dei miei rapporti personali con questo o quell'altro leader, ma in ragione del suo peso.